Ciao ragazzi, siamo in un posto meraviglioso, vedete anche dietro di me ci sono dei ragazzi che stanno giocando, sicuramente tanti di voi in queste settimane si staranno divertendo presso i centri estivi e vogliamo iniziare questo momento con gioia, con gioco, proprio così, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Aspettate ragazzi, fatemi giocare anche a me, andiamo! Ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde sui rovi e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto. Il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Ragazzi, un invito da parte di Gesù: essere buon terreno. Il Vangelo ci dice questo: il seme, che è la parola di Dio, viene piantato nel nostro cuore. Noi possiamo portare frutto soltanto così, se ci portiamo ad essere un terreno che accoglie, che sa ascoltare, che sa abbracciare la parola di Dio. Forza ragazzi, questa domenica può essere l'occasione buona per essere terreno buono. Buona domenica! Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Buona domenica ragazzi, ciao! Gloria a te.